Chiamo il Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore vi dia pace e bene. Amen. Quei pochi giorni che sono rimasti fino alla sua morte, Beato Francesco ha usato per lodare Dio. Esso ai suoi fratelli ha insegnato di cantare insieme a lui l'ode a Cristo. Lui stesso quanto poteva cantare questo salmo che anche noi stasera cantiamo. Da tutto il cuore grido al Signore e invoco il Signore. Invito a tutte le creature di lodare Dio, che con le parole che ha scritto e rispirato l'amore verso Dio, anzi, stessa morte che è terribile a tutti, lui invitava con la gioia all'incontro, invitandola di passare da lui con le parole benvenuto, sorella morte. La Santa Bonaventura della morte di San Francesco. Quando si è avvicinato il morto della sua morte, lui ha fatto chiamare tutti i fratelli che si sono trovati lì, li incoraggiava e consolava con le parole verso Dio, gli diceva della pazienza, della povertà e fedeltà alla Chiesa romana e con tutte altre regole lui ha sottoposto al Santo Vangelo. Mentre i fratelli attorno erano seduti su di loro, ha esposto le croci in forma della croce, perché questo segno amava da sempre, e tutti i fratelli presenti e assenti ha benedetto con la potenza del Santissimo. Poi ha aggiunto: rimanete sani tutti i miei figli nella paura, timore divino, e continuate per sempre. Si avvicina il momento, ma beati coloro che perseverano in quello che hanno iniziato. Corro a Dio e alla sua grazia, vi raccomando. Quando l'uomo caro a Dio ha finito con questi ammonimenti, il Padre lui ha ordinato di portare il Vangelo, di leggere il Vangelo secondo Giovanni, che inizia con le parole: era prima della Pasqua. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano quindi, già il diavolo aveva messo in cuore Giuda Iscariote, figlio di Simone, di tradirlo. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutte le mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e preso un asciugatoio se lo scinse attorno alla vita, poi versò dell'acqua nel cantino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ad asciugarli con l'asciugatoio in cui si era cinto. Venne dunque a Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. E disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavare.
Dio, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose sarete beati e se le metterete in pratica. Parola del Signore. Blaženi je Franjo Sal. Beato Francesco, quanto poteva, cantava questo salmo, Salmo 142. Finalmente su di lui sono adempiuti tutti i misteri e sua anima si è liberata del corpo ed è entrata nell'amore divino. Beato uomo, spirò il Signore. Građani nebeski dolaze u susret, anđeoski zbor se veseli, a preslavno trojstvo poziva govoreći. Ostani s nama uvijeke. Okružno pismo, brata. Mentre di fratello e mia della morte San Francesco, ricordatevi del nostro padre e fratello Francesco e pregate a lui. Prima di iniziare.
consolatore, colui che ci portava agli sulle sue braccia affettuose e si è recato quasi pellegrino nelle alte regioni dei cieli. Egli, che era stato tanto privilegiato da Dio e amato dagli uomini, vera luce era la presenza del nostro fratello e padre Francesco, non solo a noi, i suoi prossimi per la vita e la fede, ma anche in lontane luce promanante della luce suprema per dissipare le tenebre e guidare sulla via della pace e dell'eterna salvezza coloro che camminano all'ombra della morte. Come sole avvolgente nel cielo risplendeva il suo calore, rischiarando il regno di Dio al fuoco del suo amore, si infiammavano gli animi, i cuori dei padri si aprivano alla benevolenza dei figli, gli imprudenti si rivestivano della prudenza dei giusti e si preparava in tutto il mondo un nuovo popolo per il Signore. Fino ai più lontani confini della terra il suo nome è celebrato e le mirabili sue geste sono ammirate in tutto l'universo. Perciò allontanate da voi ogni tristezza e se volete piangere, piangete per voi stessi e non per lui, perché noi, più che essere nella vita, siamo preda della morte, mentre lui è passato dalla morte alla vita. Ed ora do notizia di una grande cosa, di un miracolo veramente nuovo. Infatti non si è mai risaputo nei secoli che un simile segno si sia verificato se non in Cristo, figlio di Dio. Non molto tempo prima della morte, Francesco apparve crocifisso, portando nel suo corpo le cinque piaghe come le vere stimmate di Cristo. Dunque, fratelli, benedite il Signore e ringraziate perché ci ha manifestato la sua misericordia e conservate la memoria del nostro fratello e padre Francesco a gloria di colui che ha voluto magnificare dinanzi agli uomini e agli angeli. Scusate. Sjećate se oca i brata našega Franje na hvalu i slavu, onoga koji ga je uzveličao među anđelima. Molite se... Pregate lui per lui stesso perché per Santa Eccezione il Signore ci renda partecipi della sua santa grazia. Amen. Preghiamo il Padre fonte di ogni benedizione affinché per intercessione di San Francesco ci porta alla vita santa e chiediamo a lui. Padre Santo, tu sei lo Francesco, hai fatto un perfetto susseguitore del tuo figlio, fa che anche noi camminiamo per sua via, vivendo il Vangelo di Cristo, ti preghiamo. Padre Santo, indirizza le nostre gambe sulla via di pace che nostro Padre Francesco ha fatto vedere, finché nell'obbedienza senza propri averi viviamo a cuore puro, ti preghiamo. Padre Santo, tu che disperdi i superbi e innalzi gli umili, fa che possiamo seguire il Padre Francesco, ti preghiamo. Padre Santo, il tuo Messero Francesco è descritto di sante stimate con i segni della passione del tuo figlio, insegna anche a noi di umiliarsi sempre e vantarsi sempre della croce di Cristo, ti preghiamo. Padre Santo, la preghiera del Beato Francesco ai peccatori hai dato soluzione, fa vedere ai nostri
nostri fratelli defunti, la luce della tua molto volte ti preghiamo. Signore, Padre Serafico Francesco, hai fatto che nell'umiltà sia vera immagine di Cristo, fa che ci incamminiamo sulla sua via, susseguendo tuo Figlio, e con te ci uniamo nell'amore per Cristo nostro Signore. Domino. Il Signore sia con voi. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Adesso segue l'adorazione eucaristica. Grazie per la vostra attenzione, buona continuazione in preghiera. Però adesso finiamo con la traduzione simultanea. Adesso la traduzione viene fatta direttamente da